La tradizione riconosce tre arcangeli che la nuova liturgia ha messo insieme, ma che, come dicevo, la tradizione tiene separati. Questi sono i tre arcangeli, Michele, Gabriele, Raffaele, che vedete, Ele è il prefisso ebraico che vuol dire Dio, Michael vuol dire chi come Dio, Gabriele vuol dire fortezza di Dio, Raffaele vuol dire medicina di Dio. Però nel libro di Tobia, lo dico così en passant, si parla di sette spiriti. Cioè, quando Tobia riceve la rivelazione dell'arcangelo Raffaele, Raffaele gli dice: io sono uno dei sette spiriti che stanno al cospetto di Dio. Allora, c'è una tradizione iconografica e anche liturgica nel mondo orientale bizantino che parla di sette arcangeli, non di tre. Naturalmente la Chiesa ufficiale ha sempre provato a mantenersi, come dire, abbastanza prudente su quello, ma anche va capito. Tuttavia c'è un dato ufficiale, diciamo così, dal punto di vista iconografico, liturgico, della tradizione, soprattutto bizantina, che parla di sette arcangeli, facendo anche i loro nomi. E Palermo, la città di Palermo e Roma, poi, come ora vi dirò, hanno un legame particolare con questo. Vi dico subito. E Raffaele dice a Tobia: io sono uno dei sette spiriti, quindi sarebbero sette gli arcangeli. I loro nomi sono stati presentati in alcune, diciamo, pale iconografiche bizantine. E se si va, per esempio, adesso Palermo, se si va alla Cappella Palatina di Palermo, di epoca, bizantina, sono rappresentati sette arcangeli con i loro nomi. Vi dico i nomi: Michele, Gabriele, Raffaele, quelli noti, e poi sono gli altri quattro: Uriele, Geudiele, Sealtiele e Barachiele. Ora, nel 1400, nel XV secolo, un sacerdote siciliano, nativo di Cefalù, ma vivente a Palermo, è stato visitato dall'apparizione di questi sette arcangeli che avrebbero chiesto di essere, appunto, venerati. Lui poi, questo sacerdote che si chiamava Antonio Loduca, è andato a Roma a parlare col Papa, mi pare Papa Sisto, che gli ha permesso di costruire la famosa Basilica di Santa Maria degli Angeli e dei Martiri lì vicino alla stazione Termini. Quella basilica conserva ancora oggi i resti mortali di questo sacerdote, padre Antonio Loduca, che ha provato in tutti i modi a diffondere la devozione a questi sette arcangeli. C'è poca letteratura oggi ufficiale, mentre purtroppo se la teologia modernista, che ha fatto da padrona della stagione post-conciliare, ha ridotto il tema angelico a roba fiabesca, purtroppo il New Age, i movimenti sincretisti sparsi in Nord America, eccetera, se ne sono appropriati. Noi cattolici abbiamo perduto del tutto, quasi di vista, il tema angelico, mentre nelle tradizioni New Age se ne sono appropriati. È venuto il tempo di un recupero prezioso, anzi io prego, sapete, perché l'opera della Bitterlich possa essere tradotta. La Santa Sede ha secretato l'opera, ma prego perché in questi tempi di impostura, peraltro, quell'opera possa essere diffusa e tradotta, perché no, anche in Italia è un'opera preziosa che noi abbiamo, che noi potremmo avere a nostra disposizione. È il tempo di riscoprire la devozione agli angeli, perché questo è il tempo dello scontro finale contro Satana e abbiamo bisogno degli angeli. Vi dicevo che i cori angelici sono nove. Schiere o cori si possono chiamare così, e hanno un riferimento biblico. In particolare, io vorrei citare i due testi che abbiamo a disposizione nel Nuovo Testamento. San Paolo, nella lettera agli Efesini, scrive: egli la manifestò in Cristo quando lo risuscitò dai morti e lo fece sedere alla sua destra nei cieli. Ecco qui c'è adesso il passaggio: al di sopra di ogni principato e potenza, al di sopra di ogni forza e dominazione. Quindi si parla di quattro schiere angeliche: principati, potenze, forze e dominazioni. E poi nella lettera ai Colossesi Paolo parla delle altre schiere angeliche, quando scrive in Colossesi 1,16: perché in lui, cioè in Cristo, furono create tutte le cose nei cieli e sulla terra, quelle visibili e quelle invisibili. E qui ci sono gli altri quattro nomi: troni, dominazioni, principati e potenze. Quindi quattro citati nella lettera agli Efesini e quattro citati nella lettera ai Colossesi. L'Antico Testamento, come vi dicevo, aggiunge i cherubini e i serafini.
Mentre gli arcangeli, come vi ho detto, vengono citati sparsi. San Gregorio Magno, allora, riprendendo la tradizione greca di Dionigi Areopagita, ha fatto una lista unica nelle sue omelie, nell'omelia che oggi viene proposta nell'ufficio del Betus Ordo. Dice: sappiamo bene, dice San Gregorio Magno, sulla base dell'autorità della scrittura, che ci sono 9 ordini di angeli, ovvero, e li cita: angeli, arcangeli, virtù, potestà, principati, dominazioni, troni, cherubini e serafini. E secondo la tradizione, ciascuno di questi cori, o schiere angeliche, quindi Dio ordina tutto secondo una gerarchia. Il tema delle gerarchie è trattato proprio da Dionigi Areopagita, e Dio non fa le cose così a casaccio, ecco, no, ha diviso gli angeli secondo un ordine e secondo una gerarchia, come ha fatto nella Chiesa, il Papa, vescovi, i presbiteri, i diaconi, il popolo santo di Dio. Allora, ognuno di questi cori ha una sua missione. Il teologo e filosofo Peter Kreft ha offerto un riassunto abbastanza significativo in un libro dal titolo Angels and Demons, in cui dice: i primi 3 livelli vedono e adorano Dio direttamente, sono i cori più alti, a cui probabilmente apparteneva anche Lucifero. Il coro angelico, quello a noi più difficile da capire, che manda le sue luci agli uomini, perché gli angeli comunicano con noi attraverso delle luci, si chiamano intellezioni, sono fiocchi di luce, come delle scintille che arrivano in noi, che ci innamorano di Dio, che ci fanno pensare a Dio, che ci danno la saggezza di Dio, la sapienza delle cose celesti, che mentre siamo carnali, inseriti nel mondo, immersi nella storia, dentro questa realtà transitoria, pure queste luci che arrivano dai serafini, che sono il coro più alto, arrivano in noi perché noi comunque improvvisamente poi ci sentiamo chiamati al cielo, noi pensiamo a Dio, sentiamo le cose belle di Dio, no? Quella che San Tommaso d'Aquino, forse oggi sto parlando un po' impegnativo, comunque, che San Tommaso d'Aquino chiamava delectatio, che ha due possibilità. Quando San Tommaso d'Aquino parla di delectatio e dell'intelletto, delectatio intellectus, intende due cose fondamentalmente. La prima, acquisizione di dati teologici che risultano, come dire, un piacere per la mente umana che indaga il mistero di Dio. Questa è quindi per via, diciamo, deduttiva. Ma c'è anche un'altra delectatio intellectus dell'uomo, che è quella illuminativa, cioè non per lettura e approfondimento, ma per intuizione, o meglio per intellezione. Sono luci, possiamo definire come delle scintille, chi non ne ha fatto esperienza, che ci arrivano talora improvvisamente e ci mettono dentro, se arriva dai cherubini, un grande desiderio di adorare Dio. Quando siamo nervosi, snervati, stanchi, depressi, angosciati, nel tedio, nella nausea, nella noia, improvvisamente agli eletti arrivano delle luci in cui, non so se ne fate esperienza, io parlo per la mia esperienza personale, ti viene dentro il desiderio di pregare, di adorare Dio, senti la gioia di adorarlo. Sono intellezioni che arrivano dai cherubini. Oppure quando in tempi di aridità, di vuoto, che si trascinano talora per lungo tempo, improvvisamente parlando di Gesù, di Dio, del Padre, del cielo, ti viene dentro questo desiderio di Dio, questo bisogno di amarlo, senti che il cuore ti si riscalda, la tua mente si illumina. Sono intellezioni provenienti questa volta dal coro dei serafini, perché i serafini, dall'ebraico Seraph, bruciano d'amore per Dio. E i cherubini, cherubo vuol dire che adorano la gloria di Dio. Allora loro, ma non direttamente, perché se no noi non potremmo resistere a quello, ci sono santi che hanno avuto anche addirittura esperienze fisiche con gli angeli. Sto parlando in particolare di 3 grandi santi, è un'esperienza riservata a pochi eletti, penso a San Francesco d'Assisi, a Padre Pio da Pietrelcina e a Santa Teresa d'Avila, con quel fenomeno mistico che si chiama di transverberazione, quando cioè il serafino porta con sé una lancia, così loro la vedono, almeno Teresa e Padre Pio, che li colpisce al cuore, questa lancia passa da parte a parte e tirato fuori la lancia, il fuoco impetuoso dell'amore di Dio è entrato in loro, ma sempre loro dicono che sarebbero morti ed è così. Ecco perché le schiere più alte si servono delle mediazioni angeliche, diciamo, inferiori, cioè a noi
quello che è un cherubino, un serafino, i cherubini e i serafini ci vogliono lanciare come messaggi di grazia, non vengono direttamente perché non li reggeremmo, perché sono gli angeli più vicini a Dio. Passano attraverso, poniamo, i nostri angeli custodi, per esempio. Cioè l'angelo custode può lui, come cada rifrangente, prendere quello e gettarlo su di noi, ma con una mediazione, perché altrimenti noi, per il fatto di essere contingenti, umani, terreni, non potremmo sostenere queste luci che comunque arrivano, mediate, ma arrivano. Allora, e ci sono, dicevo, citando questo teologo e filosofo Peter Kreft, e ci sono i primi tre livelli, che sono quelli che vedono e adorano Dio direttamente, beati loro. Perché poi ci siano angeli che adorino meglio o più da vicino Dio e altri di meno, più inferiori, noi non dobbiamo stare a discutere. Questo, stando anche alla tradizione medievale, pensate a Dante Alighieri nella Divina Commedia, Dante parla non solo dei cori angelici, ma anche dei cori dei beati, quindi anche per quello che riguarda i beati, non solo gli angeli e gli spiriti celesti, ma anche per i beati, cioè i santi, c'è una gerarchia, c'erano quelli più vicini a Dio e quelli via via più lontani, che ricevono le luci da quelli più vicini. I serafini sono il coro più elevato, comprendono Dio con la massima chiarezza, beati loro, e quindi il loro amore è più ardente. Serafino significa colui che arde. Lucifero, che significa portatore di luce, come ho detto poco fa, era uno di loro. È per questo che poi decaduto è così potente e pericoloso, perché era uno degli angeli più vicini a Dio. I cherubini contemplano Dio, ma meno in sé che nella sua provvidenza. E poi via via ci sono gli altri. Intanto il terzo dei cori più vicini a Dio, dei tre cori più vicini a Dio, sono i troni, si chiamano così questi angeli, cioè contemplano il potere di Dio, stanno attorno al trono di Dio. Questi sono i primi tre cori, quelli più vicini a Dio. Poi ci sono i cori intermedi, altri tre, che sono le dominazioni, che hanno, significa l'autorità, il compito di appunto prendere le luci che provengono direttamente dal trono di Dio per mediarle. Le virtù, che sono coloro che gestiscono l'universo, e qui si potrebbe ascrivere l'esistenza di quegli angeli che presiedono alla cura, alla tutela, alla protezione dei quattro elementi della natura, per esempio, aria, cielo, terra, fuoco, eccetera. E questo nell'Apocalisse emerge. E poi ci sono gli angeli che proteggono le nazioni, i popoli, eccetera, eccetera. Sono appunto le virtù. Gestiscono l'universo. E nel coro intermedio, quindi vedete, 3, 3, 3, nel coro intermedio l'ultimo è quello delle potestà, che lottano contro le potenze malefiche. Quindi sarebbe, per esempio, nuovamente utile provvedere ad invocare l'intercessione delle potestà, perché il coro celeste angelico delle potestà presiede alla lotta contro Satana. Lottano contro le influenze maligne che si oppongono al progetto provvidenziale di Dio. E infine ci sono gli ultimi tre cori angelici, ecco, quindi cherubini, serafini e via via, e poi il secondo ambito, infine il terzo, che è fatto dagli arcangeli, non abbiamo parlato, i principati, che sono quelli che si prendono cura delle nazioni, dei regni, delle città, e gli angeli ordinari, che sono chiamati anche angeli custodi. E questo è naturalmente un dato teologico ineccepibile. Noi oggi particolarmente pensiamo al capo di tutti questi angeli, Michele, che quando Lucifero urlò di non volersi prostrare ad adorare il mistero dell'incarnazione, verbum caro factum est, attraverso il grembo di una donna, ritenendo indegno che egli si chinasse e si inginocchiasse, e imbastendo una controcatechesi celeste nella quale coinvolse molti angeli che poi divennero demoni, in quel momento lì Michele, questo angelo piccolo ma così bello, così santo, si è, diciamo, levato in cielo urlando in modo ancora più forte di Lucifero: Quis ut Deus, chi come Dio? E noi sappiamo che l'arcangelo Michele, il Papa Leone XIII, ha voluto che venisse invocato ogni giorno al termine della Santa Messa, recitata, letta, e con quella formula che conosciamo, Sante Michele Arcangele, defende nos in preghi. E sappiamo che egli è rappresentato nell'iconografia sia bizantina che occidentale latina come un soldato, indossa un'armatura, ha uno scudo in cui è scritto appunto Quis ut Deus, soprattutto tiene la spada sguainata, lui combatte
contro Lucifero e lo sconfigge, ci protegga, ci assiste, ci custodisca, lui che è così bello, lui che è così santo, luminoso, pieno di Dio, venga in soccorso in questo momento della Chiesa, in questo tempo di grande prova.